Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su questo gioco che non mi ricordo se vi ho già portato sul mio canale, ma comunque adesso è stato aggiornato e hanno aggiunto due nuove modalità che io ho già provato, come potete vedere. Ho fatto quattro ordini di questo e uno di questo. L'unico problema è che io volevo farvi vedere tutte e due le modalità. Il problema è che in questa modalità 4x4 è successa una cosa un po' strana. Diciamo che praticamente il gioco mi aveva dato tot soldi dopo la terzo, dopo il terzo, no, dopo il quarto ordine. Adesso mi ha dato il quinto ordine e lo devo spendere tipo non so quanti dollari per sistemare quella macchina che mi ha dato. Il problema è che io alcuni dollari li ho spesi nel potenziare le mie abilità, cioè che mi costa di meno le cose che compro al negozio, che svito le bici più velocemente, così. Quindi non ho abbastanza soldi per comprare le cose per potenziare quella macchina, cioè per sistemare quella macchina. Ho chiesto il prestito, ma non mi bastano neanche quelli col prestito e quindi in quella modalità mi sono bloccato. Quindi faremo questa modalità. L'altra modalità non so come fare perché appunto mi sono bloccato con i soldi e non so più cosa devo fare perché un altro prestito non si può chiedere e quindi niente. Allora facciamo questo. Praticamente dobbiamo riuscire con questa macchina a fare su un quarto di miglio 16 secondi e 10. Questa macchina al momento su un quarto di miglio. Vediamo subito quanto fa. Allora, minchia però, ok. Su un quarto di miglio mi fa gli 11,46. No, su un ottavo di miglio, scusate. Facendomi su un quarto di miglio i 17,33, praticamente io devo riuscire a fare poco più di un secondo in meno con questa macchina potenziandola. Quindi adesso, siccome ho fatto la prova su strada, posso vedere le condizioni. Ah no, perché qua non è come nella normale. Ok, niente. Allora vediamo un attimo. Di qua io posso potenziarla. Posso potenziare qua la centralina, qua non mi ricordo bene cos'è. Allora, facciamo il test normale. Ha raggiunto i 146 circa. Quindi facciamo. Qua non ho ancora capito se c'è un modo per riuscirci, ma io sono sempre andato a caso su questa cosa. Rapporto corretto così. Vabbè, possiamo anche farlo così. Non è proprio al massimo, però fa niente. Possiamo fare un test. E vediamo che ha raggiunto i 176. Quindi già qualche cavallo in più ce l'ha. Allora, un potenziamentino gliel'abbiamo fatto. Adesso, cosa sto guardando? Ah, sì, mi danno 4.500 dollari per riuscire a fargli fare 16 secondi e 10 a questa macchina. Quindi devo andare nei pezzi da tuning e comprare qualcosa che aiuti a avere più potenza questa macchina. Quindi vediamo prima di tutto se è un V6 o no, perché se no, se sbaglio a comprare le parti sono fottuto. Non è un V6. Ok. Questo è l'acceleratore, potrei toglierlo e comprare quello da tuning. L'acceleratore da tuning. Poi quasi quasi, non so, prendiamo anche magari una. Volevo prendere una marmitta, ecco. No, silenziatore posteriore mi dà il più 2% di potenza. Ma sì. Ok,
Ok, adesso rimontiamo l'acceleratore. Questo vedete che è più... è tipo cromato, quelli da tuning. E poi mettiamo la nuova marmitta. Togliamo questa. Madonna quanto è lento a togliere le viti. E mettiamo quella figosa, che è tutta cromata. Ottimo, io adesso direi che proveremo a fare il test. Sì. Allora, vediamo di accelerare solo quando adesso. Ma tanto fa comunque così, che palle, non ha senso. Ragazzi, niente, abbiamo fatto 16,57. Devo fare 16,10. Non sarà facile. Ho fatto 16,50, quindi devo riuscire a cambiare ancora qualcosa. Solo che non saprei cosa. Vediamo che pezzi ci sarebbero da tuning. Ah beh, la candela non mi sembra che... Forse i cavi di accensione, però vai, intanto costa un poco. Cavi di accensione, poi... che mi dà abbastanza... Però che costa anche poco è il disco della frizione. Il problema è che ci metto un casino di tempo a metterlo. Quindi io farei magari anche il filtro dell'aria e la pompa del carburante. Ok, allora vediamo un po' di cambiare tutto. Quindi filtro dell'aria. Questo, togliamo il coperchio. Montiamo quello nuovo, mettiamo il coperchio. Ok, mettiamo il misuratore del flusso d'aria. Allora, oh. Oh, au, ok. Mettiamo il tubo. Adesso la pompa del carburante ho preso, giusto? No, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? La pompa... Dove cazzo è l'inventario? Allora, ho preso... Ah, i cavi di accensione, giusto, è vero. Cavi di accensione. Assemblaggio, cavi di accensione rossi, che fighi, li voglio anch'io. Poi la pompa del carburante devo andare sotto, perché è qua dietro dove c'è il serbatoio. Pompa del carburante, dovrei girarmi dall'altra parte, così sono più comodo. Allora, questo è il filtro del carburante, questa è la pompa. Quindi mettiamo quella, allora, mettiamo quella nuova, la avvitiamo ben bene, allora, ok, e farei un altro testino. Allora, siamo pronti. Dai però cambia. Che ce la facciamo, dai, 16 e 9, 16 e 9 su 16 e 10, ragazzi, 16 e 9 su 16 e 10. Quindi proviamo
possiamo fare così, digli, non so perché dobbiamo dirgli che è riparata quando l'abbiamo solo modificata, però fa niente. E così quasi farei anche questo prossimo ordine.